Con questo video volevo mostrare un metodo che ho trovato per individuare un modulo d'esclusione di numeri, che indica la posizione futura di numeri non primi. Di conseguenza mi indica anche la posizione dei numeri futuri che hanno la possibilità di essere primi. Cominciamo con capire il modulo. Modulo 1, che è abbastanza semplice. Allora, devo osservare i colori alla forma del modulo. Allora, questa rappresentazione indica la sequenza di numeri naturali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e evidenzio in nero per ogni riga i numeri delle tabelline, ad esempio tabellina dell'1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tabellina del 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bene, adesso l'1, ho il modulo dell'1, vedo che posso tirarlo fino in fondo. Quindi il modulo è ripetibile. Ottimo, adesso vediamo il modulo del 2. Del 2 è ripetibile da 1 a 2. È ripetibile da 1 a 2 perché 2 è il primo numero che è divisibile in sequenza per 1 e per 2. Qui vediamo che il 2 è divisibile per 1 e il 2 è divisibile per 2. Vediamo che il suo modulo posso copiarlo per i futuri numeri. Bene. Adesso abbiamo il modulo del 3. Il modulo del 3, adesso cominciamo a capire un po' il meccanismo. Il modulo del 3 è ripetibile da 1 a 6, ripetibile del 6 perché è il primo numero divisibile in sequenza per 1, 2 e 3. Vediamo il 6. Vedo che questo modulo ha come costanza su tutti i numeri futuri successivi. Come possiamo vedere da di qua. Bene, modulo del 4 è ripetibile fino al 12, dall'1 al 12. È ripetibile dal 12 perché il 12 è il primo numero divisibile in sequenza per 1, 2, 3, 4. Vediamo anche da qua. È divisibile per 1, è divisibile per 2, 3, 4. E stessa cosa di prima. Ora cominciamo con un altro problema. Il modulo del 5 è coincidente con il modulo del 6. Vediamo che il primo numero che è divisibile per 5 è anche coincidente col primo numero che è divisibile per 6. Quindi dobbiamo utilizzare il 6, l'altezza del modulo del 6, e vediamo che il modulo è ripetibile anche per i successivi numeri. Come se io copiassi ed incollassi questo modulo, questo rettangolo, anche successivamente. Allora, questi moduli dati dai divisori in sequenza sono ripetibili fino ad infinito. A parere mio sono utili per determinare l'impossibilità di avere numeri primi su una sequenza numerica di numeri naturali. Questo modo per creare moduli è utilizzabile su tutti i numeri divisibili in sequenza, utilizzando il metodo visto precedentemente. Quindi anche se avrò in futuro numeri divisibili fino al 7 o fino all'8, io posso copiare quel modulo là, il primo numero divisibile per 7, per 8, 9, 10, eccetera, e utilizzarlo fino ad infinito. Per vedere a cosa serve, in sostanza, sulla riga dell'1 coloro tutti i numeri di nero, perché io voglio trovare quali numeri ho possibilità che siano primi o che non lo siano. In sostanza faccio questa cosa qua perché so che i numeri primi sono i numeri divisibili per 1 e se stessi e basta, non hanno altri divisori. In sostanza tolgo l'1 perché sappiamo benissimo che tutti i numeri sono divisibili per 1. Bene. Sulle colonne dove ho colorato dove ho numeri colorati, ho l'impossibilità che il numero sia primo da dopo la prima matrice del modulo. In sostanza, questa è la matrice che noi andiamo a utilizzare. So che sarà uguale anche per i futuri numeri, quindi questo modulo qua e anche oltre. Quindi, dove ho i numeri colorati, che sarebbero i divisori, vado a colorare sopra in modo tale da lasciarmi degli spazi bianchi. E so che solo dove avrò gli spazi bianchi in futuro ho possibilità di avere numeri primi. Per
Ciò significa che, questo è lo stesso modulo di prima, solo qui avrò la possibilità di avere numeri primi. Qui ho la certezza che non avrò più numeri primi su questi rossi qua. Sui bianchi invece ho la possibilità che il numero sia primo. Ho la possibilità perché, se andiamo a vedere, non ho la certezza perché qui sotto abbiamo questo numero qua che vediamo che ha già un divisore, quindi questo numero ad occhio so già che non sarà primo, però ho la possibilità futura che qui ci sia un numero primo. Bene. Più grande è il modulo osservato, più escludo possibilità di avere numeri primi, meno caselle bianche. In sostanza, più grande è il modulo, un'utilità di questo modulo l'avrò maggiore sui numeri futuri. Thank you.
Distribuzione dei numeri primi. È un metodo semplice basato sull'utilizzo di piccoli numeri primi per ottenere la possibilità di trovarne di più grandi. Eseguo il minimo comune multiplo di numeri in sequenza da 2x tramite scomposizione in fattori primi. Il numero precedente a questo minimo comune multiplo e il successivo non saranno mai divisibili da 2x. I numeri da 2 a minimo comune multiplo fatto 2, che non sono divisibili da 2x, li utilizzo come valori da sottrarre a minimo comune multiplo per individuare i possibili numeri primi della seconda metà. Da sottrarre restano quindi i numeri primi da dopo x a minimo comune multiplo fatto 2. Posso fare ciò perché questi numeri sono sempre speculari dal centro di questo modulo, da 1 a minimo comune multiplo meno 1. Tutti questi valori individuati, prima metà e seconda metà, a loro volta ho la possibilità di utilizzarli e aggiungerli al minimo comune multiplo, per determinare i successivi possibili primi. Gli stessi valori aggiunti a minimo comune multiplo per 2, a minimo comune multiplo per 3, fino ad infinito. Maggiore precisione la ottengo al prossimo minimo comune multiplo individuato aggiungendo un valore nei numeri in sequenza da 2x. Cosa utile è che i moduli sono sempre speculari dal centro. Ottengo così la possibilità di determinare tutti i possibili numeri primi della seconda metà del modulo e delle future ripetizioni del modulo fino ad infinito. Per semplificare, per ora utilizzo più 1 meno 1 a minimo comune multiplo, che è una costante che si ha su tutti i moduli. Nelle pagine successive spiego meglio il metodo. In questa pagina ho fatto un esempio per far capire cosa intendo con specularità del modulo. Ho messo in sequenza varie righe con i numeri da 1 ad infinito. Questa, questa, questa. Su ogni riga ho evidenziato sugli numeri della corrispondente tabellina. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 3, 6, 9, 12, 15 e così via fino in giù. Su questa rappresentazione ho analizzato il minimo comune multiplo da 2 a 6, che è 60. Da 2 a 6, 2, 3, 4, 5, 6, che è 60. Si può notare che i numeri colorati in rosso, cioè le tabelline da 2 a 6, viste come un insieme, sono speculari dal centro, in questo caso da 30, che è 60 fratto 2. Questa parte qua è speculare a quest'altra parte qua. Quindi, utilizzando i numeri che non sono stati eliminati nella prima metà, posso utilizzarli per ricavare la seconda metà. Questi numeri qua, posso utilizzarli per ricavare la seconda metà, questi numeri qua. E che questo insieme di numeri ricavati li potrò utilizzare fino ad infinito per ricavare tutti i futuri possibili primi. Possibili perché ad esempio il 49 non è primo, è dato da 60 meno 11, che qui è l'11 che avevamo ricavato, ma 60 per 2 meno 11 è 109 ed è primo. In sostanza ricavo il pattern di numeri da utilizzare per ricavare i possibili numeri primi. Allora, prima metà del modulo, la posso utilizzare per ricavare la seconda metà del modulo. Questo insieme lo posso utilizzare sui successivi numeri per ricavarmi i possibili numeri primi futuri. In questa pagina ho messo in sequenza i minimi comuni multipli. Allora, 2, minimo comune multiplo di 2, è 2, meno 1 è più 1, e sempre così, 2 per 2, 2 per 3, 2 per 4, e tutti questi valori, meno 1 e più 1. Solo su questi numeri in giallo ho la possibilità di avere un numero primo nelle posizioni future. Poi, minimo comune multiplo tra 2 e 3 è 6, 6 meno 1 e più 1, 6 per 2 meno 1 e più 1, e così solo sui numeri gialli avrò in futuro la possibilità di avere numeri primi. Minimo comune multiplo di 2, 3 e 4,
12. 12 fratto 2, perché uso la specularità, è 6. In sostanza, i numeri da 1 a 6, senza il 2, il 3 e il 4, i numeri primi che mi restano è solo il 5, quindi utilizzo l'1 e il 5 per determinare tutti i futuri possibili numeri primi. 12 più 1 più 5, 24 più 1 più 5 e lo stesso con il meno. Minimo comune multiplo di 2, 3, 4, 5 e 6, che è coincidente anche col minimo comune multiplo di 2, 3, 4 e 5, che è 60. Allora, 60 fratto 2 è 30, i numeri primi da 1 a 30 sono questi qui, senza il 2, il 3, il 4, il 5 e il 6, quindi 60 meno questi, 60 più questi e per 2, e così via fino ad infinito. In questa pagina ho individuato più minimi comuni multipli possibili e ho utilizzato solo più 1 e meno 1, perché il mio intento è quello di trovare il numero primo più grande possibile e non quello di individuarli tutti. Analizzando il tutto, vedo che anche se non è perfetto come metodo, individuo comunque numeri primi con una buona frequenza per la grandezza di numeri che individuo. Minimi comuni multipli. 2, 6, 12, 60, quando è C è coincidente, cioè 2, 3, 4 e 5 è coincidente al minimo comune multiplo di 2, 3, 4, 5 e 6. Vedo che 420 meno 1 e più 1 sono tutti e due primi, e così, a parer mio, ho una buona frequenza su numeri molto grandi. Questo numero è primo. Questo numero più 1 è primo. Coincidente, coincidente, no, 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 no. Questo numero meno 1 è primo. Il mio problema attuale è che i programmi che si utilizzano testano massimo 30 cifre, quindi testo al massimo fino a qua. Ma vediamo che è facile ricavare minimi comuni multipli anche di numeri molto più grandi. In ambito matematico, quello che si cerca è una formula con calcoli relativamente brevi che mi identifichi se un numero è primo. Questo metodo invece è utilizzabile per trovare possibili numeri primi, con molti calcoli, quindi non è la cosa che si cerca. Utilizzando anche solo più 1 e meno 1 a minimo comune multiplo, secondo me ha comunque una buona frequenza di numeri primi individuati, in proporzione alla grandezza delle cifre che analizzo, e potrebbe essere utilizzato per tentare di trovare numeri primi molto grandi. Il problema rimane testare la primalità di questi. I vari metodi che ho trovato in internet o associandomi a siti testano massimo 30 cifre di numero. Quindi, anche se è abbastanza semplice come metodo, per ora non è utilizzabile. Quello che vorrei dire con questo metodo è che a parer mio esiste una regolarità nella distribuzione dei numeri primi, ma resta ancora difficile con calcoli brevi testare la primalità o meno di questi. Un'altra cosa importante da sapere per chi si diletta come me a trovare informazioni sui numeri, che radice di n è il valore massimo necessario per verificare se un numero è primo. È sufficiente quindi verificare se n è divisibile per i numeri interi da 2 radice di n per determinare se è primo. Basterebbe verificare anche solo i numeri primi da 2 a radice di n. Quando n diviso per questi numeri dà risultati solo con la virgola, n è primo. Grazie per la visione di questo video.
Buongiorno a tutti. Pensavo di aver finito con le mie congetture su numeri primi, ma a quanto pare ho visto un'altra piccola regolarità e volevo descriverla anche se non sono del tutto sicuro che sia vera. Allora, partiamo con un piccolo riassunto, però consiglio di vedere anche il video che linkerò in descrizione per capire meglio il tutto. Allora, questo io lo considero un modulo. Questo modulo qua lo determino tramite il minimo comune multiplo in sequenza dei numeri da 2 a x. Allora, l'altezza del modulo è data da 2, 3, 4, 5, 6, perché i numeri da 2 a x, voglio utilizzare questi, in questo caso, da 2 a 6 in sequenza, e la lunghezza mi è data dal risultato del minimo comune multiplo, che è 60. Allora, il modulo è sempre speculare dal centro, in questo caso da 30, essendo il modulo del 2, 3, 4, 5, 6, quindi 60, minimo comune multiplo. Allora, questo modulo qua è sempre speculare dal centro, tutti i moduli sono sempre speculari dal centro. Allora, 60 fratto 2 mi dà 30, quindi questa parte qua è speculare a quest'altra parte qua. Quindi, allora, tutti i numeri che non hanno caselle colorate dal 2 al 6 sono numeri, tra virgolette, tranne l'1, primi. Allora, 1, vedo che c'è, ecco, lo tiro qua sopra, 7, qui sopra, 11, lo tiro qui sopra, 13, lo tiro qui sopra, e così su tutti i numeri che non ho caselle colorate qui sopra. Allora, ho trovato quest'altro piccolo particolare, cioè questa parte del modulo qua, che io lo andrei a utilizzare per ricavarmi quest'altra parte del modulo qua, è speculare anche questa dal centro. Allora, 2, 3, 4, 5, 6 l'altezza, è l'altezza, minimo comune multiplo, uguale modulo, larghezza, lunghezza. Modulo diviso 2 serve a trovare il quantitativo di numeri necessari per individuare i futuri possibili numeri primi. Allora, questa parte qua mi serve per individuare tutti i futuri possibili numeri primi da di qua in poi. 60 meno questo, 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 60 più questo, 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 fino ad infinito, cioè 60 per 2 meno questi più questi, 60 per 3 meno questi più questi. Solo in queste posizioni qua future avrò la possibilità di avere un numero primo. Ok, adesso ho osservato che praticamente anche questa parte qua è comunque, se la divido per 2, è comunque speculare dal centro. Cioè 30 fratto 2 mi è comunque speculare dal centro. Questa parte qua e di qua sono simmetriche, speculari. Però se osservo il grafico non è così. Quindi ho il dubbio che sia vera o no questa affermazione qua. Supponiamo che sia vera, non lo so, non ho la certezza. Allora, questa parte qua è speculare a quest'altra parte qua. Quindi, se riesco a ricavarmi questi numeri qua, posso ricavarmi anche questi altri numeri qua. Questo insieme posso ricavarmi questi numeri qua e questi numeri qua. Questo insieme 60 per 2 e 60 per 3, 60 per 4 su tutti i futuri numeri, e così mi ricavo tutti i futuri possibili numeri primi. Spero di essere stato abbastanza chiaro, non lo so. Adesso faremo un altro esempio. Allora, test sul minimo comune multiplo di 2, 3 e 4 è 12. Il ragionamento sulla pagina precedente è corretto anche qui, cioè ulteriore specularità. Allora, fino ad ora utilizzavo, ad esempio qua, minimo comune multiplo di 2, 3 e 4 è 12, fino ad ora utilizzavo solo questa metà qua per ricavarmi quest'altra metà qua. Adesso volevo provare a ricavarmi anche da questo quartino qua, ricavarmi questo quartino qua, per potermi ricavare tutto questo pattern, perché voglio avere... utilizzare meno numeri possibili per ricavarmi il pattern. Allora, spiegato a numeri, minimo comune multiplo di 2, 3, 4 è 12.
12 diviso 2 è 6. Quindi ho mezzo modulo e uso la specularità solitamente. Provando a fare un'ulteriore metà, provo a descrivere dove voglio arrivare. Quindi, allora, solitamente si usano, cioè uso per ricavare il modulo, i numeri primi che ho, cioè da 16 fratto 2, i numeri primi che mi restano sarebbero 1 e 5, senza il 2, il 3 e il 4, che sono i numeri che ho utilizzato per ricavarmi il minimo comune multiplo di 12. Adesso volevo fare quest'altro procedimento, quindi praticamente i numeri che mi restano è un po' complicato da spiegare, bisogna portare un po' di pazienza. Allora, 6 diviso 2 è 3, quindi la specularità ce l'ho da di qua a di qua. La specularità di questo però, perché qua sembra che ci sia anche qui, ma in realtà abbiamo visto che sull'esempio di prima non c'era. Quindi utilizzando 1, perché io non devo utilizzare i numeri che ho utilizzato per ricavarmi il minimo comune multiplo, quindi il 2, il 3 e il 4 non li utilizzo, quindi mi resterebbe solo l'1. Dall'1 al 3. Quindi sulla matrice utilizzata avrei solo l'1 da utilizzare, quindi 3 meno 1 è uguale a 2. Quindi se io voglio trovarmi 3, voglio trovarmi questo 5 qua, è 3 meno 1 e mi trovo quest'altro 5 qua. 3 meno 1 mi dà 2, 3 più 2 mi dà 5, quindi mi sono trovato la specularità di questo numero qua. Ho spiegato un po' male. Spero si sia un po' almeno capito. Allora, la prima metà del modulo individuata utilizzando solo il primo quartino del modulo e i numeri sono l'1 e il 5, quindi ho individuato anche il 5 utilizzando solo l'1 e il 5 e con questi due numeri qua posso ricavarmi dal 12 meno 1 meno 5, 12 più 1 e più 5, questo modulo qua. Sulle future ripetizioni posso ricavarmi tutti i futuri possibili numeri primi, quindi 12 meno 1, 12 meno 5, 7, 11, 12 più 1, 12 più 5, 13, 17 e così via su tutti i futuri numeri, su tutti i futuri numeri. Trovo i futuri possibili numeri primi. Allora, mi scuso per la spiegazione un po' fatta male. Però a me sembra che quadri il tutto, quindi valutate voi. Allora, se credi che queste mie congetture siano corrette, ti prego di condividere il video, commentare o di mettere un like, grazie. Grazie ancora per aver guardato il video. Allora, per capire meglio un po' il tutto, riconsiglio di riguardare il video che linkerò in descrizione. Grazie ancora e arrivederci. Buongiorno a tutti. Mi è stato chiesto di approfondire meglio una parte del metodo che individua i numeri divisibili. Vorrei provare con alcuni esempi utilizzando i vari sistemi numerici. Per ora mi viene in mente solo questo per provare a far capire ciò che intendo. Però partendo io da una base matematica un po' bassa, chiedo di portare pazienza per le terminologie. Un numero espresso con il sistema di numerazione decimale è pari o dispari a seconda che la sua ultima cifra sia pari o dispari. Ovvero, se l'ultima cifra è 1, 3, 5, 7 o 9 è dispari, altrimenti è pari. La stessa idea è valida se si usa una qualsiasi base pari. In particolare, un numero espresso nel sistema di numerazione binario è dispari se l'ultima cifra è 1 e pari se l'ultima cifra è 0. Allora, sistema numerico decimale, quindi ho messo in sequenza. I numeri che finiscono con 0, 2, 4, 6 e 8 sono pari. E da dopo il 2, i numeri sono sicuramente divisibili se finiscono per questi. Qua ho messo in sequenza il sistema binario. I numeri che finiscono con 0 sono pari ed è vero anche che da dopo il 10 i numeri che finiscono con 0 sono sicuramente divisibili. 10 è un multiplo di 2, si possono quindi osservare delle regolarità tra i due sistemi numerici, nella rappresentazione grafica, un numero sì, un numero no, e nella rappresentazione numerica, che si può definire tipo 0, 2, 4, 6 e 8 o che finiscono per 0. Sistema con tre numeri, 0, 1 e 2.
0, 1, 2, 10, 11, 12, non è più definibile una regolarità utilizzando la numerazione, quindi non posso scrivere in modo semplice quali numeri sono divisibili. Per osservare queste regolarità, utilizzando i numeri, devo cambiare punto di vista e quindi sistema numerico. Adesso raggruppo le regolarità tra i numeri in sequenza e si nota che queste regolarità si possono vedere chiaramente in sistemi numerici ben definiti e non casuali. Devo quindi adattare il sistema numerico al valore del minimo comune multiplo di questi numeri analizzati per poterli scrivere in modo chiaro. Per individuare queste regolarità, devo fare il minimo comune multiplo di numeri in sequenza, una quantità di numeri definita in sequenza di grandezza. E ogni singolo numero di questi individuato ha le stesse regolarità a sua volta nei propri multipli, regolarità da 1 a minimo comune multiplo. Poi, una volta definite queste regolarità utilizzabili, posso applicarle in qualunque sistema numerico, anche decimale, ma tenendo come punto di riferimento il minimo comune multiplo che sto utilizzando e evolvendone le regolarità nei multipli di esso. Allora, minimo comune multiplo di 1 e 2 è 2, 1, 2 è 3 è 6, 1, 2 3 è 4 è 12, 1, 2 3 4 è 5 è 60 e anche di 1, 2 3 4 5 è 6 perché questi due sono coincidenti, eccetera, e via così. Esempio con il sistema numerico a 6 numeri e utilizzo le regolarità nei multipli. Sistema a 6 numeri: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 e via così. Sistema decimale è qui sotto. In un sistema numerico a 6 numeri, i numeri sono sicuramente divisibili, sono quelli che finiscono con 2, 3, 4, 0, da dopo 10, che sarebbe il 6 nel sistema decimale. Di conseguenza, i numeri che non posso definire se sono divisibili finiranno sempre per 1 e 5, i possibili numeri primi. In un sistema decimale è difficile scrivere questa regolarità utilizzando i numeri, perché 10 non è un multiplo di 6. Queste regolarità si possono osservare in modo facile su tutti i minimi comuni multipli di numeri in sequenza. In un sistema decimale è possibile utilizzarle solo se utilizzo come punto di riferimento il minimo comune multiplo che vogliamo appunto osservare e utilizzando le regolarità ottenute nei multipli del minimo comune multiplo che stiamo considerando. Non so se ho spiegato bene ciò che intendo, ma per ora non mi viene in mente altro niente se non appunto i sistemi numerici come esempi. Allora, altra cosa utilizzabile è che i minimi comuni multipli in sequenza, essendo appunto visti in sequenza dei precedenti, hanno altre regolarità valide anche nei minimi comuni multipli di numeri successivi in sequenza. Cioè, tutti i numeri divisibili che individuo da 1 a minimo comune multiplo di numeri in sequenza, piccolo esempio del 2, saranno utilizzati anche da 1 a minimo comune multiplo esempio del 60, quindi più grande, ma non il contrario, perché ottengo maggiori regolarità man mano che utilizzo un minimo comune multiplo individuato maggiore ai precedenti. Adesso provo a spiegare meglio quest'ultima parte, chiedendo ancora scusa per i termini utilizzati, forse in modo improprio. Allora, metodo che determina quando un numero è sicuramente divisibile. Esempio del minimo comune multiplo 6 su un numero n. Minimo comune multiplo in sequenza 6, 12, 60, perché voglio utilizzare il 6, quindi il 2 non lo sto utilizzando. Per verificare se un numero n è divisibile, posso procedere sottraendo ad n i multipli di 6 o i valori qui a sinistra, che anche questi sono multipli di 6, e procedo fino a quando risulterà un numero inferiore a 6. Dopo questo procedimento, se risulta 1 o 5, è un possibile primo, altrimenti è un numero sicuramente divisibile. Questo metodo è utilizzabile con qualsiasi minimo comune multiplo di numeri in sequenza, utilizzando i numeri primi tra 1 a minimo comune multiplo, senza considerare i numeri utilizzati per ricavare il minimo comune multiplo, ma utilizzando anche l'1. Allora, minimo comune multiplo di 1 e 2 è 2, minimo comune multiplo di 1, 2 e 3 è 6. Nel 6 non devo considerare i numeri che ho utilizzato per trovare il minimo comune multiplo, cioè per trovare 6 non devo utilizzare quindi 1, 2 e 3, e utilizzo solo i numeri primi rimanenti e 1, quindi mi resterebbe 4, 5 e 6, il numero primo rimanente è 5, quindi utilizzo l'1 e il 5 se voglio andare a utilizzare il 6. 1, 2, 3, 4 è 12.
Nel 12 non devo considerare i numeri che ho utilizzato per trovare il minimo comune multiplo, quindi come prima non devo utilizzare l'1, 2, il 3 e il 4. E utilizzo solo i numeri primi rimanenti e 1, quindi mi resta 1, 5, 7 e 11. Se vogliamo utilizzare il minimo comune multiplo 12, non devo utilizzare le regolarità precedenti, quindi sottrarre ad n da 12 e i multipli di 12 o maggiori, non più il 6, altrimenti si perde precisione, che ho ottenuto decidendo di utilizzare il 12 e le regolarità annesse, che sono maggiori di quelle del 6. Il metodo è sempre valido con tutti i minimi comuni multipli di numeri in sequenza e le proprie regolarità raggiunte e utilizzabili. Allora, faccio un riassunto delle regole. Se voglio utilizzare il minimo comune multiplo 6, il metodo è corretto quando n è maggiore di 6. Quando utilizzo un minimo comune multiplo e le proprie regole, non devo utilizzare minimi comuni multipli inferiori o perdo le regolarità acquisite. Un'altra regola, più grande è il minimo comune multiplo di numeri in sequenza, maggiori sono le regolarità da dover utilizzare e maggiore è la precisione, i numeri divisibili che sono stati esclusi. Adesso qua faccio un esempio, utilizzando il 6 su n. 1 e 5 mi individuano i possibili numeri primi. Tutti i restanti sono sicuramente numeri divisibili, una volta portato n a un valore inferiore a 6. Allora, se n è 27.721, tolgo 27.720 perché so che è un multiplo di 6 e mi risulta 1, quindi ha la possibilità di essere un numero primo. Se n è 27.723, tolgo 27.720 perché è un multiplo di 6 sempre, potrei togliere anche 2.520 un po' di volte e vedere cosa, cioè, risulterebbe sempre 3 alla fine, e comunque mi risulta 3. So che di sicuro non è un numero divisibile il 27.723 perché mi è risultato 3. Deve risultarmi solo 1 e 5 per essere un possibile numero primo, se no trovo sicuramente che è un numero divisibile. Se n fosse 27.747 meno 27.720, come risultato mi dà 27. Allora continuo. 27 meno 12, che è il numero che si avvicina di più a 27, ma inferiore, posso utilizzare il 12, oppure potrei togliere 6, poi sottrarre ancora 6, poi sottrarre ancora 6, però utilizzo il 12 perché mi è più conveniente adesso, e mi resta 15. 15, tolgo sempre il 12, e mi resta 3, quindi anche il 27.747 non è di sicuro un numero primo. Allora, nei video precedenti ci sono molti minimi comuni multipli già elencati e altre regolarità utilizzabili, ma mi pareva che fossero solo queste le cose che mi sono state chieste di chiarire. Spero di esserci riuscito e grazie per l'attenzione. Ah, beh, cioè, attualmente io vedo che usano tipo 2 alla seconda, poi fanno più 1 e meno 1 per verificare se il numero, e dopo vanno a verificare su quei due numeri là se il numero è primo, oppure 2 alla terza, più 1 e meno 1, 2 alla quarta, più 1 e meno 1 e via così su numeri giganteschi. Attualmente ho visto che si utilizza questo metodo e poi si testa se il numero è primo, ma noto anche che facendo così non si utilizzano le regolarità che potrei utilizzare. Invece, utilizzando il minimo comune multiplo di numeri in sequenza e aggiungendo 1 o togliendo 1, ho più probabilità di individuare numeri primi. Invece con questo metodo qua io vedo che mi si sposta dove io dovrei avere le regolarità. Ad esempio, io le regolarità ce le ho sul 2, sul 6, che so che potrei utilizzarle. Invece su questi numeri qua ne vai un po' a perdere. Tutto là, secondo me. Va bene, grazie per l'attenzione e al prossimo video. Logica dei numeri primi. Buongiorno a tutti, con questo video vorrei provare a dimostrare con che ritmo e regolarità esistono i numeri primi. Riassunto del metodo basato sul minimo comune multiplo. Per osservare questo metodo non devo utilizzare i numeri considerati per ricavare il minimo comune multiplo e la tabellina di ogni singolo numero di questi fino a minimo comune multiplo. Esempio, cioè quindi minimo comune multiplo di 2 e 3 è 6, quindi per utilizzare il metodo non devo utilizzare il 2 e il 3 e le tabelline di questi due numeri fino al raggiungimento del 6, quindi mi resta solo l'1 e il 5 su questo esempio.
Questi valori ricavati mi creano dei dati utilizzabili per ricavare possibili numeri primi e per individuare quando un numero è sicuramente divisibile. Allora, questo era l'esempio col minimo comune multiplo di 2 e 3, che è 6. Qua ho fatto degli altri esempi. Allora, minimo comune multiplo di 2, 3 e 4 è 12. Quindi utilizzo i numeri da 1 a 12 senza il 2, il 3 e il 4 e le tabelline di questi. Mi restano l'1, il 5, il 7 e l'11, fino al 12. Lo stesso ragionamento sul minimo comune multiplo di 2, 3, 4, 5 e 6, che sarebbe 60. Mi restano solo questi numeri qua, per poi in futuro andare ad analizzare numeri di valore superiore a 60, da non confondere con questi numeri qui sotto, che questi numeri qui sotto sono i numeri primi, da 1 a 60. E sono, vediamo, un po' diversi, cioè vediamo che c'è il 2, il 3 e il 5, che io però non devo andare a utilizzare sul mio metodo. Qui sotto non c'è il 49, che io invece sul mio metodo devo andare a utilizzare. Allora, faccio un po' di esempi pratici di come poter utilizzare questo metodo. Utilizzo, a seconda del grado di precisione che voglio ottenere, un minimo comune multiplo più grande possibile. Qui sopra ho fatto solo questi tre esempi, ma potrei farli anche molto più grandi. Per verificare un numero maggiore di 60, utilizzo quest'ultimo esempio. Cioè adesso voglio provare ad andare a utilizzare questo esempio qua, per provare ad andare a verificare un numero. Allora, qui ho scritto un numero casuale, 5, 6, 7, 3, 8, 2, 9, 9, 3, 6, 7. Allora, voglio utilizzare il 60, quindi tiro fuori il multiple di 60 più grande che riesco e trovo questo numero qua, aggiungo semplicemente degli zeri e vado a sottrarre al numero che io voglio andare a vedere questo valore qua, questo 6, 0, 0, 0, 0, 0 e via così. Evolvo l'operazione, eseguo l'operazione sempre di più fino a che raggiungo un numero che è 107 meno 60 mi risulta 47. Quindi 47, vado a vedere qui sopra, vedo che c'è su questo mio, su questa mia sequenza di numeri che ho scritto prima, quindi so che questo numero qui sopra è un possibile numero primo perché ce l'ho qui sopra, quindi so che può essere dentro questi numeri qui. Faccio un altro esempio, che è lo stesso numero però che finisce con 5, evolvo l'operazione, eseguo l'operazione, mi risulta 45. 45 vedo che qui sopra non c'è, quindi so di per certo che non è un possibile numero primo, perché sono solo su queste posizioni qua che il numero mi dà la possibilità di essere un numero primo. Quindi questo numero qui sopra, 5, 6, 7, 3, 8, 2, 9, 9, 3, 6, 5, so di per certo che non è un numero primo. Faccio un altro esempio, finisco con i numeri, stesso numero però col 63 al posto del 65, faccio l'operazione, mi risulta un 43, quindi è un possibile numero primo perché il 43 è qui, quindi so che questo numero ho la possibilità che sia primo. Questo numero qua l'ho già scremato, so già che non ha la possibilità che sia primo, senza fare ulteriori calcoli, cioè provare a fare questo numero diviso 2, diviso 3, diviso 4, diviso 5, come attualmente si fa per vedere se è un numero primo. Un altro esempio, al posto di 63 finisce con 53, lo stesso numero, quindi è 5, 6, 7, 3, 8, 2, 9, 9, 3, 5, 3, eseguo l'operazione, mi risulta 33, il 33 non c'è qui, quindi non è di sicuro un numero primo. Ok, qua ho fatto un po' di esempi, adesso voglio andare a spiegare un'altra cosa. Esempio per generare un possibile numero primo. Per generare invece un possibile numero primo, eseguo il minimo comune multiplo più grande possibile. Ho anche la possibilità di moltiplicarlo per un numero n e aggiungo e sottraggo e o sottraggo 1 al risultato per avere una buona probabilità di generarne uno. E sugli altri video spiego il perché di questa cosa, di questo ragionamento qua. È molto banale come metodo, ma abbastanza funzionale. Negli altri video spiego il perché posso utilizzare anche gli altri numeri generati nel pattern del minimo comune multiplo oltre a 1. Ma 1 è una costante di tutti i pattern, quindi posso sempre utilizzarlo. Faccio un po' di esempi. Allora, minimo comune multiplo da 2 a 31,
è questo numero qua, aggiungo 1, il numero che ne esce è questo qui, 722017764461, e questo numero io dico che è un possibile numero primo. Lo stesso lo faccio dal 2 al minimo comune multiplo dal 2 al 47, mi risulta questo numero qua, aggiungo 1, quindi mi risulta 442076434637138152 01, e questo è un altro numero possibile numero primo. Vedo che sto cominciando a lavorare su cifre abbastanza alte. Adesso proviamo più alto ancora, ma potrei andare avanti all'infinito, basta fare il calcolo per trovare il minimo comune multiplo. Adesso questo qua è dal 2 all'89, mi risulta questo numero qua, questo è un altro numero che secondo me è un possibile numero primo. 71876654594553594553594553594554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 59
numeri primi certi, ma hanno molta probabilità di esserlo. Lascio a voi verificarli, cioè provate voi a verificarli anche con altri metodi, se questi numeri sono primi, anche trovarne uno solo tra questi che fosse un numero primo sarebbe un buon risultato, perché non è semplice trovarli. Nei video precedenti spiego meglio il metodo e i particolari del perché lo reputo valido, cioè perché questo metodo nella sua semplicità è molto valido. Non abbiate paura di commentare se pensate che il metodo sia sbagliato. Avendo creato io il metodo, ho bisogno di capire le imperfezioni o gli errori, se ci sono, e soprattutto l'utilità che potrebbe avere in qualche ambito. Allora, ho creato il video perché continuo a vedere ovunque, dove cerco, che i numeri primi sono disposti in modo completamente casuale. Invece io vedo logica nella loro distribuzione, perché hanno possibilità di esistere solo su determinate posizioni, a seconda del punto di riferimento che vogliamo osservarli. E questi punti di riferimento sono ben definiti, i minimo comune multipli. Grazie per aver visualizzato il video. Se volete particolari in più, dovete vedere appunto i video precedenti. Grazie ancora. Buongiorno a tutti. In questo video volevo andare ad analizzare il metodo per ricavare i numeri che non sono primi, che di conseguenza mi determina anche le posizioni future di dove un numero avrà la possibilità di essere primo. In questa rappresentazione evidenzio verso destra le tabelline, quindi verso destra qui c'ho la tabellina ad esempio del 2, 4, 6, 8, 10, 12, e in asse Y verso in giù aggiungo man mano sempre un valore di 1, quindi verso in giù aggiungo un valore di 1 e ne evidenzio la tabellina, quindi qui sotto avrò il 3, 6, 9, 12, 15, poi sotto 4, 8, 12, 16. Allora, in questa rappresentazione qua, dove c'è il minimo comune multiplo 2, formato da 1 e 2, si può notare che ogni due numeri ho sempre una possibilità che il numero non sia divisibile. Nell'altro numero, invece, sarà sempre un numero divisibile nelle posizioni future. Cioè, in questa posizione qua, cioè su ogni due numeri, so di sicuro che il numero che vado ad analizzare, quindi ad esempio qui l'8 so di sicuro che sarà divisibile per 2 in questo caso. Invece nelle altre posizioni non posso determinarlo, quindi so che solo qui in queste posizioni avrò la possibilità che in futuro ci sia un numero primo. Sulle posizioni in verde qui vado ad analizzare il minimo comune multiplo 6, che è di 1, 2, 3. Qui sotto ho messo le tabelline 2 e 3, 2 ne evolvo la tabellina, 3 ne evolvo la tabellina. Ogni 6 numeri vedo che ho delle costanti, in sostanza il mio pattern che ho ricavato, cioè nelle posizioni cioè 1 e 5, nelle future ripetizioni di questo pattern avrò sempre solo lì la possibilità che il numero sia primo, perché in tutti gli altri l'ho eliminata, perché so già che ci saranno dei numeri, cioè che i numeri saranno divisibili,
Cioè, ad esempio, qui sull'8 so già che è divisibile per il 2, il 9 è divisibile per il 3, il 10 per il 10 per 10, che sarebbe per sempre per 2. E così in tutte le ripetizioni del modulo. So che avrò sempre su queste due posizioni solo la possibilità che sia un numero primo. Nelle altre di sicuro è un numero divisibile. Questo è il minimo con il multiplo del 12, fatto da 1, 2, 3 e 4. Evolvo la tabellina, vedo che sul minimo comune multiplo del 12 avrò sempre queste costanti. In sostanza, sempre sulla posizione 1, 5, 7 e 11, nelle future ripetizioni, ogni 12 numeri, avrò sempre solo in quelle posizioni la possibilità che il numero sia primo, perché nelle altre di sicuro sarà un numero divisibile. Da notare che tra minimo comune multiplo 6, cioè di 1, 2, 3, e minimo comune multiplo 12, cioè di 1, 2, 3, 4, non cambiano le possibili posizioni dove potrebbe esserci un numero primo. In sostanza, queste posizioni qua in verde, se vado a verificare su questo minimo con un multiplo di 6 e anche quello di 12, hanno sempre le stesse posizioni colorate, sia sul 6 che sul 12. Perché il 4, che utilizzo per trovare il minimo con un multiplo di 12, è già a sua volta un multiplo di 2, quindi non mi varia le posizioni dove io poi dovrò andare a verificare se è un numero primo o no. Faccio un altro esempio. Minimo comune multiplo di 1, 2, 3, 4, 5 e 6, che è coincidente con il minimo comune multiplo di 1, 2, 3, 4 e 5, è sempre 60. Solo in queste posizioni future avrò la possibilità che il numero sia primo. In tutte le altre ho eliminato la possibilità che il numero sia primo. Da notare che il 5, essendo primo, mi toglie nelle posizioni future, in asse X, la possibilità che ci siano numeri primi in determinate posizioni. Il 6, invece, è multiplo di 2 e 3, quindi lascia invariata la sua parte. Quindi solo il 5 mi va a togliere le posizioni future, dove il numero potrà essere primo. Quindi i valori sul verde e il minimo comune multiplo individuato sono i dati da utilizzare per individuare i possibili numeri primi nelle posizioni future da dopo i 60, perché determino quali sono i numeri divisibili e non utilizzo i valori di quelle posizioni, cioè determino quali sono questi numeri e non vado più a utilizzare questi numeri qua in queste posizioni, poi utilizzando il metodo. Noto che maggiore è il minimo comune multiplo di numeri in sequenza osservato, maggiori sono anche le possibilità di dove potrò avere un numero primo. Faccio un esempio. Esempio, minimo comune multiplo da 1 a 6, che è 60. Da 1 a 60 ho 16 possibilità dove il mio metodo determina che il numero potrà essere primo, da dopo il 60, nei successivi 60 numeri fino ad infinito. Nelle altre posizioni di sicuro non lo è. Nel minimo comune multiplo di 1, 2, 3, 4, cioè 12, ho 4 posizioni su 12, dove il numero potrà essere primo. Invece nel minimo comune multiplo 6, cioè da 1 a 3, ho 2 possibilità su 6. Man mano che replico il pattern individuato, perdo possibilità di avere numeri primi in determinate posizioni, perché si aggiungono sempre più valori in asse Y. Per questo è bene utilizzare il metodo con il minimo comune multiplo di valore inferiore al valore che dobbiamo andare ad analizzare, ma possibilmente il più grande che riusciamo ad utilizzare. In sostanza, si aggiungono sempre i numeri qua, quindi vado a perdere precisione nei numeri successivi futuri. Poi spiego meglio il tutto. Ogni numero aggiunto in asse Y ha di buono che, essendo più grande, ha una minore frequenza in asse X e quindi intacca sempre meno la validità del metodo, anche perché intacca nel ripetersi del pattern, la pattern dei possibili numeri primi e non quella dei numeri che sicuramente sono divisibili. Cioè, questi numeri saranno sicuramente divisibili anche nelle future ripetizioni del modulo, invece si aggiungono numeri, mi andrà a togliere delle possibilità che il numero sia primo nelle posizioni future, ma la parte quella fissa, chiamiamola così, del modulo lo resterà sempre.
Il metodo quindi resta valido per eliminare gran parte dei numeri divisibili, utilizzando i multipli del nostro minimo comune multiplo. Utilizzandoli come un valore da sottrarre al numero che vogliamo verificare se è primo. In sostanza, se io voglio andare ad analizzare il 65, vado a sottrargli 60, che è il valore del nostro minimo comune multiplo, mi resta 5. Vedo che qui non c'è il 5, quindi di sicuro il 65 non sarà un numero primo. Se il risultato è uno dei valori sul verde, da 0 a minimo comune multiplo utilizzato, in questo caso 60, il numero è un possibile numero primo, altrimenti di sicuro non lo è. Cioè deve avere un valore, il risultato poi dell'operazione che andiamo a fare, che sia per forza su uno di questi valori. Altrimenti se è 5, 6, 3... di sicuro il numero da dopo il 60 che stiamo andando ad analizzare non sarà un numero primo. Allora, domanda: c'è sempre un numero primo nella prima replica del pattern dei numeri? Cioè, dopo la prima replica del pattern, di questo pattern qua, c'è sempre un numero primo successivo, cioè nei prossimi 60 numeri? La risposta è no, potrebbero non esserci numeri primi per un'intera lunghezza di pattern. Allora, di quanto diminuisce la probabilità di avere un numero primo su ogni minimo comune multiplo? Allora, su minimo comune multiplo di 1 e 2, quindi minimo comune multiplo 2, ho una possibilità su 2, e solo su posizione 1, sulla posizione numero 1, solo su questa posizione, ogni due numeri solo sulla posizione 1, che il numero sia primo nei successivi. Su minimo comune multiplo 1, 2, 3, quindi su minimo comune multiplo 6, ho due numeri da dopo il 6, su posizione 1 e posizione 5, dove ho la possibilità futura che un numero sia primo. Quindi una possibilità su 3, che un numero abbia la possibilità di essere primo. Su minimo comune multiplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, di 1, 2, 3, 4, 5, 6 e quindi su minimo comune multiplo 60, da dopo il 60, su posizione 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 49, 53 e 59, quindi ho 16 possibilità su 60, quindi una su 3,75 e così anche nei successivi minimi comuni multipli. Quindi, a seconda di quanto grande è il minimo comune multiplo che vado ad utilizzare, maggiore è la precisione del metodo, quindi i numeri sicuramente divisibili eliminati. Questo compensa un po' il problema precedente, cioè i valori nell'asse Y che vanno sempre ad aumentare in base alla grandezza del numero analizzato, cioè che si andrebbero sempre ad aggiungere numeri, che però a loro volta aumenta sempre la distanza tra un numero e l'altro, che andrebbe a intaccarmi il metodo. Faccio un esempio su minimo comune multiplo del 60. 60 valori in assi X e 60 in assi Y per individuare il pattern. 6 valori utilizzati in asse Y, quindi ne restano 54. Su 60 valori in asse X ho una possibilità su 3,75 dove il numero può essere primo nelle successive repliche del pattern. In asse Y, dopo ogni pattern, ci sono 60 valori aggiuntivi, quindi teoricamente di mezzo alla validità del metodo. Ma praticamente i valori non cambiano di molto, perché il 61 e i numeri successivi in asse Y sono ogni 61 numeri in asse X e così via crescendo di valore. Cioè, ad esempio, il 61 qua andrebbe a intaccarmi su questa posizione qua e ogni 61 numeri, quindi vanno a toccarmi poco questi numeri, questi valori qua. Allora, esempio su minimo comune multiplo 12. 12 valori in asse X e 12 in asse Y per individuare il pattern. 4 valori utilizzati in asse Y, quindi ne restano 8. Su 12 valori in asse X ho una possibilità su 3 che il numero abbia la possibilità a sua volta di essere primo nelle successive repliche di pattern. In asse Y, dopo ogni pattern, ci sono 12 valori in più
ma che essendo più grandi del minimo comune multiplo intaccano poco il metodo, come prima. Intaccano in base a quanto grande è il valore che vogliamo verificare confronto al minimo comune multiplo più piccolo che voglio andare ad utilizzare. Più multipli del minimo comune multiplo utilizzo da sottrarre al numero che voglio verificare, se è un possibile numero primo, maggiore è la perdita di inefficienza. Faccio un esempio. Vediamo qua sul 12. Voglio andare ad analizzare il 29. 29 faccio meno 12 e meno 12. Faccio occhio. Mi resta 5. Quindi so che ha possibilità di essere un numero primo. Ho tolto due volte il 12, in sostanza. Ho perso un po' di valore, che in realtà non l'ho persa. Non ne ho persa molta. Allora. Dati aggiuntivi. C'è sempre una specularità nella parte di pattern utilizzabili in asse X. Allora. Qua c'ho il 60. Ad esempio, dalla metà, vedo che... questi numeri in rosso sono sempre speculari da quest'altra parte. 2, 3, 4, 5, 6. Qua ho 58, 57, 56, 55, 54 e così via. Vedo che sono sempre uguali queste due specularità, insomma, sul minimo comune multiplo. Questi mostrati oggi sono solo 4 esempi, ma queste regole sono replicabili fino all'infinito. Ok, spero di non aver creato ulteriore caos, anzi di aver chiarito un po' di cose che magari non avevo specificato bene sui video precedenti. E basta così, questi sono i dati che sono riuscito ad estrarre fino adesso, che si potrebbero utilizzare per individuare dei possibili numeri primi. Grazie per aver visualizzato il video e alla prossima. Come individuare possibili numeri primi. Ponendo come n la successione di numeri naturali, che utilizzerò come sequenza di divisori, poniamo m a n l'insieme dei multipli di 2, 3 fino ad n, come un'unione. Definiamo m' il sottoinsieme di elementi iscritto in m a n, come componenti definite come m a n inferiore o uguale a minimo comune multiplo di a n. Ho definito un campo da 1 a minimo comune multiplo di a n dove ho costanze ripetibili nei divisori, quindi posso determinare che in una posizione di m' un numero sarà di sicuro divisibile, e così in ogni ripetibilità di minimo comune multiplo di a n. Esempio, minimo comune multiplo a n più minimo comune multiplo a n più m' uguale numero divisibile per almeno un divisore di a n. Sono da considerare tutti i valori di m a n inferiori al minimo comune multiplo dei valori di a n. Esempio, n uguale 3, minimo comune multiplo di a n, cioè di 1, 2, 3, è uguale a 6. Quindi sono da considerare i valori inferiori o uguale a 6 in minimo comune multiplo di a n. Ho creato così un insieme di numeri m' che sono le posizioni in ogni multiplo di minimo comune multiplo di an, dove un numero sarà sempre divisibile. Ogni due numeri un numero è sempre divisibile per 2, ogni tre numeri un numero sarà sempre divisibile per 3. E quindi, su minimo comune multiplo an, in questo caso 6, questo insieme di ripetibilità è costante. Definiamo m'. Come l'insieme complementare di m' in m a n, utilizzando anche uno nell'insieme di m', ma senza utilizzarne i multipli, perché anche in quella posizione un numero n non è divisibile per i valori di a n. Si vuole dimostrare che p uguale minimo comune multiplo di a n più m', è un possibile numero primo in ogni valore di m'. Definiamo b come minimo comune multiplo di a n. n, che ho considerato come un numero naturale,
meno alfa volte b fino a portato ad un valore inferiore o uguale di b è uguale a c. Con alfa intendo che se sottrago ad un qualsiasi numero naturale x volte b fino a portarlo ad un valore inferiore o uguale di b, ottengo c. Se c è un valore di m', che è compreso tra un valore di m', n non è un candidato numero primo, possibile numero primo, cioè non è un candidato primo. Se c è compreso tra un valore di m secondo, n è un candidato numero primo. Qui voglio dire che se c fa parte di un valore di m', un numero non può essere primo perché è divisibile per almeno un divisore di an. Che se c è un valore di m secondo, non essendo divisibile per i valori di an, è un possibile numero primo. Quindi p uguale minimo comune multiplo di an per n, inteso come un numero naturale, per un qualsiasi numero, più m secondo. Sono i probabili numeri primi p maggiore di minimo comune multiplo di an. M', detto in modo strano, sono un insieme di divisori fino ad un valore di minimo comune multiplo n. M secondo, invece, è dove non posso stabilire se n, inteso come un numero naturale, qualsiasi, è divisibile. Esempio, a n uguale 3, e m' è uguale a 2, 3, 2 per 2, che sarebbe 4, 3 per 2, che sarebbe 6. M secondo è uguale a 1 e 5, su ogni multiplo di minimo comune multiplo di n, che in questo caso è 6. Esempio sul 12, sul 18, sul 24, fino all'infinito. Allora, facciamo un esempio che è come se n fosse 13. Quindi utilizzo questo modo utilizzando il 6, quindi n meno 6 uguale 7, porto fino ad un valore inferiore a minimo comune multiplo di n, quindi ancora 7 meno 6 uguale a 1. C è uguale a 1. 1 è un valore di m secondo, quindi 13 è un possibile numero primo. Se volessi utilizzare il metodo parzialmente e in modo diverso, per non dover fare troppi calcoli, utilizzo l'unica costante che ho su ogni possibile m secondo, che è sempre il valore 1. Quindi p uguale a minimo comune multiplo di an più 1. Visto così, senza usare tutti gli m secondo, sembra un metodo un po' banale, ma man mano che aumento il valore di n, escludo sempre più divisori nelle posizioni di m secondo, aumentando la probabilità di trovare numeri primi su valori maggiori di minimo comune multiplo n. È possibile utilizzare anche i multipli di minimo comune multiplo di n, intesi come minimo comune multiplo di n per 2, minimo comune multiplo di n per 3, eccetera, più m', o semplicemente utilizzando più 1. Elimino i numeri divisibili per i divisori di an. Grazie per aver visualizzato questo video. Se vi interessa qualcosa di aggiuntivo, scrivete pure qui sui commenti e dopo vedremo di chiarire tutto, insomma. Grazie, arrivederci. Allora, sviluppo di una calcolatrice per individuare numeri primi. Allora, in questo foglio ho messo i vari dati che ho ricavato nei video precedenti e ho provato a utilizzarli per creare una formula, utilizzare la formula, un sistema che mi aiuti a verificare quando un numero è un possibile numero primo oppure se è sicuramente un numero divisibile. In sostanza, in questo caso qua, ho utilizzato il minimo comune multiplo di 2, 3, 4, 5, 6, che è 60, e l'ho inserito qui sotto. Con Alt F11 ho creato una macro su questo foglio qui e ho inserito i vari dati che mi sviluppa e mi aiuta a verificare se il numero che sto analizzando è un numero primo. Allora, qui inserisco il valore che devo verificare. Il minimo comune multiplo che sto utilizzando è questo qui di 60, quindi ripeto di nuovo, ancora come nei video precedenti, i valori superiori di 60 solo posso verificarli con questo sistema. Inserisco qui un valore, 82.673, ad esempio qui mi risulta 53, quindi questo numero è un possibile numero primo perché fa parte di questi numeri qua. Adesso provo ad inserire altri valori
per far vedere come funziona un po' il metodo. Ad esempio, io qua inserisco comunque ad esempio 2 finale, quindi 82.672. So già che non comparirà in questa lista qua, perché è un numero pari, tutti i numeri superiori di 2, che sono pari, sono multipli di 2, quindi non sono numeri primi. Quindi, essendomi risultato 52 qui sotto, il 52 non fa parte di questa cerchia di numeri qua, quindi questo numero non è un numero primo. Lo stesso con il 5, che comunque vado a inserire lo stesso, mi risulta 55, non fa parte di questa cerchia qua, quindi non è un possibile numero primo. Cominciamo a vederne l'efficacia appunto sul 3, come ho fatto vedere prima, sul 3, sul 7, sull'1. Ad esempio 53, questo qui è un possibile numero primo perché mi fa parte di questa cerchia qua. Proviamo a mettere l'1. . 51 non fa parte di questa cerchia qua, quindi questo numero qua non è un possibile numero primo perché è un numero sicuramente divisibile. Mettiamo il 7. 57 non fa parte di questa cerchia qua, quindi anche questo numero è un numero sicuramente divisibile. In sostanza vado a velocizzare un po' i tempi. Se uno vuole verificare se un numero è primo o non è primo, questo metodo qua mi semplifica di molto la vita, in sostanza. E maggiore precisione la ho utilizzando il minimo comune multiplo più grande possibile che di numeri di sequenza. Però mi aumenta anche la lunghezza di questi numeri dove devo andare a verificare. Sta seconda parte qua vorrei metterla in foglio Excel più avanti, cioè per modificarla. Intanto volevo far vedere tutti i passaggi che si devono utilizzare per provare a utilizzare questo metodo. E questo abbiamo visto che non è un numero primo, non è un possibile numero primo, perché io identifico solo i possibili numeri primi, non solo numeri primi. Difatti è buono, ma non è perfetto come metodo. Mi dà solo la possibilità. I numeri che sono divisibili, quelli li escludo totalmente. Però mi dà i possibili numeri primi. Vediamo questo qua, un po' più piccolo, 47. Questo è un altro possibile numero primo. Va bene, è tutto questo, solo questo. Intanto questa parte qua la voglio chiudere qua, questo video. E abbiamo spiegato questa parte. Grazie e alla prossima.